Posso dirlo? Vergogna, vergogna. Io sono uno che di solito non parla tanto di errori arbitrali, ma qui si tratta che una squadra si giocava la semifinale e in quel momento era nel periodo buono della partita, stava attaccando, stava mettendo sotto l'Ipsia, era sull'1-0 per l'Ipsia, potevano volendo pareggiarla perché poi il rigore va anche trasformato, quindi non è detto che il gol sul rigore ci sarebbe stato, ma almeno il rigore almeno fischialo. Il rigore almeno fischialo. È una vergogna non dare quel rigore. E sapete il perché è una vergogna? E ve lo spiego anche il perché. L'arbitro si è fregato con le stesse mani qualche minuto prima, perché qualche minuto prima è stato dato a Ranta un calcio di punizione per un fallo di mano dove un giocatore dell'Ipsia ha il braccio attaccato al corpo, ma alza il volume del braccio, ok? E quindi viene dato un calcio di punizione. In quel calcio di punizione lì c'è il tiro di Malinowski, e anche in questo caso stessa identica dinamica. Tiro di Malinowski diretti in porta, Dani Olmo braccio attaccato al corpo, ma alza il volume del braccio. Va anche al VAR perché lo richiamano, e dopo 2 minuti che guarda attentamente cosa fare, non dà il calcio di rigore. Ma tu sei incoerente, tu sei incoerente, perché dal momento che tu dai quel calcio di punizione prima, devi dare anche il rigore dopo, perché è lo stesso identico fallo, è lo stesso identico fallo. Io non tifo Atalanta, lo sapete, sono Juventino, mi sto anche scaldando forse troppo, però mi dà fastidio a me questa penitenza, queste preferenze in Europa, perché noi italiani in Europa siamo sempre svantaggiati dagli arbitri. Siamo sempre svantaggiate e questa qui è un'ennesima dimostrazione. Ripeto, qualche minuto prima dal calcio di punizione per un fallo dove uno di braccio alza il volume del braccio. Stessa identica cosa, qualche minuto dopo non lo dai. E allora sei incoerente, perché se dai quello prima, dai quello anche dopo. Non che dai quello prima perché è solamente un calcio di punizione e quello dopo, visto che ho rigore, non lo dai perché hai paura che le sorti della partita possono cambiare. Devi aver coraggio, devi aver coraggio. Coraggio, se fischi quello prima, fischi anche quello dopo. È lo stesso identico fallo. Un braccio che si alza anche se attaccato al corpo, è lo stesso identico fallo. Cioè, poco da dire. Poco da dire. Poi questo 2-0 è anche pesante perché l'Atalanta meritava qualcosina in più. Oggi l'Ipsia giocava di ripartenza, giustamente in contropiede. Ha avuto 3 occasioni con Nkunku, dove 2 ha fatto gol e una gliel'ha parata Musso. Nkunku, tra l'altro, è un giocatore spettacolare, molto molto forte. Su questo non ci sono dubbi. Un giocatore spaziale. L'Atalanta ha fatto possesso, ha provato a creare qualcosina, ci ha provato, no? Nel primo tempo ha avuto i tiri da fuori di Koopmeiners, uno troppo alto, uno comunque rimpallato. Dall'altra parte c'è stato anche un tiro di Zappacosta bloccato da Gulashi, un tiro cross di Malinowski che poi era più un tiro perché la palla va verso la porta e Gulashi fa la sua parata che respinge. L'Atalanta ci ha provato, ragazzi, l'Atalanta ci ha provato. Poi ha preso un contropiede veramente comunque una palla uscita bene da parte dell'Ipsia che lancia Laimer, se non sbaglio, e Laimer in velocità, ragazzi, non lo prendeva Freuler, proprio il cambio di gamba, no? Il passo di gamba era molto molto differente, infatti Freuler non riesce mai a stargli dietro, è da lì che infatti poi secondo me sbaglia Demiral, perché nel momento in cui tu vedi che il tuo compagno è in difficoltà e non riesce comunque ad andare a prendere il portatore di palla, tu dal centro devi scalare e andare a chiudere. Non andare a chiudere, chi va a chiudere, ragazzi, in quella circostanza? Musso. Ma se va Musso a chiudere significa che comunque la porta è sguarnita, significa che la porta è libera. Infatti poi Laimer, furbo, molto furbo, vede arrivare in corsa Nkunku, scarica Nkunku e Nkunku fa il tiro col destro e fa palo gol. E lì sbaglia un po' Demiral, cioè lì devi andare tu a chiudere, devi andare tu a uscire, non il portiere. Però sono usciti bene quelli dell'Ipsia, quelli dell'Atalanta purtroppo sono stati presi alla sprovvista. E un contropiede fatto bene, magistrale. C'è da dire che oggi, ragazzi, l'Atalanta giocava con De Ron nei tre di difesa, quindi mancavano anche l'assenza, non c'era Toloi, non c'era Jim City, era in panchina, ma è tornato dall'infortunio da poco, quindi Gasperini non poteva metterlo. Zapata oggi surclassato da un ottimo Orban, perché Orban in difesa, ragazzi, ha fatto vedere i sorci verdi, Zapata ha avuto veramente poche occasioni, e quindi nel primo tempo l'Ipsia ha sfruttato questo contropiede e ha fatto gol.
Nel secondo tempo la Dea attacca, ci prova, però l'occasione più migliore ce l'ha a Tebur, no? Su quel bellissimo cross a Tebur in slancio, in scivolata, prova a impattare il pallone e la palla la prende, però esce fuori purtroppo. Anche lì c'è una mezza tiratina di Adrien Silva, solo che però non viene fischiata perché è ritenuta poco vistosa, anche se c'è stata trattenuta, si è vista la tirata di maglia. E poi c'è quell'episodio, ragazzi, c'è quell'episodio che, ripeto, non mi va giù, ripeto, perché siamo sfavoriti in Italia, noi in Europa, noi italiani come squadra siamo sfavoriti perché non ce le fischiano queste cose, agli altri le fischiano, a noi non ce le fischiano. E poi, beh, un altro ennesimo contropiede dell'Ipsia, dove Nkunku fa una finta su, non mi ricordo chi, Palomino, lascia lì, e tira col mancino, la palla era in porta, lì molto bravo comunque Musso in uscita ad aprire le braccia, infatti fa la parata di spalla, mezzo braccio, fa la sua parata, e poi arriva sempre Nkunku che si trova uno contro uno con Musso, all'ultimo Nkunku sposta il pallone, Musso lo impatta col piede, e calcio di rigore dell'Ipsia, un rigore trasformato perfettamente perché è un tiro forte di collo pieno sotto l'incrocio. Musso infatti intuisce la traiettoria del tiro, però non ci arriva mai perché il rigore di Nkunku è perfetto, però quel rigore lì l'è dato, ripeto, con l'Atalanta che era solo 1-0, potevamo fare l'1-1 e giocarsela, non gliel'hai dato, gliel'hai negato e non è giusto, per me non è giusto, perché ripeto, non avessi dato il calcio di punizione prima e non avessi dato rigore dopo, ti avrei detto ok, poteva anche starci sia il calcio di punizione sia il calcio di rigore, ma è stato il tuo metro di giudizio, hai valutato quell'episodio di prima non da fallo, non valuti ovviamente neanche questo da fallo, perché la tua logica è il tuo giudizio, è il tuo, diciamo, hai arbitrato così e quindi ci sta. Ma se mi dai il fallo prima di punizione e non mi dai il fallo dopo su rigore, che è la stessa identica azione, la stessa identica dinamica di fallo, di braccio, di mano, e allora qui non ci siamo, allora qui non ci siamo, c'è qualcosa che non va. Dispiace per la Dea, ragazzi. Pensavo che la Dea potesse passare con l'Ipsia, sarebbe stato bello vedere una Dea in semifinale e provarsi a giocare la finale. Purtroppo così non è stato, ragazzi, non è stato. E adesso la stagione della Dea si fa complicata perché uscire dall'Europa League ha tutto da puntare sul campionato. E in campionato è scesa tanto in classifica la Dea, quindi vedremo come andrà a finire. Niente ragazzi, direi che il video può finire qua, che adesso andiamo a vederci anche la Roma che gioca in conference, quindi se vi è piaciuto lasciate un bel like, se il video vi è piaciuto commentate sotto i commenti, fatemi sapere voi appunto cosa ne pensate di questa partita qua tra Atalanta e Lipsia, ditemi un po' la vostra, e soprattutto ragazzi anche se vi fa piacere mi raccomando iscrivetevi al canale che è importantissimo, non costa nulla per voi tanto, basta fare clic, si iscrivete, siete iscritti senza costi, nulla, sul casino e se lo fate vi ringrazio di cuore, condividete il video con i vostri amici per iscrivere anche loro e attivate le notifiche così non perdete i prossimi video, passate qui sotto il link e iscrivetevi al Channel, qui da me che è tutto. Bello.